Questo video è sponsorizzato da Pampling. Acquista magliette a tema Pokémon, anime e non solo. Con il codice AXO24 ricevi il 20% di cashback e calzini in omaggio. Ciao ragazzi, bentornati. Allora, tier list di quinta generazione. Abbiamo tutti i Pokémon che non sono pochi e quindi direi di non farne troppe, solo il solito disclaimerone. Gusti personali, la stiamo facendo assieme in live su Twitch, cercherò di tenere conto di diversi fattori, ma sempre solo estetica e concettuale. Se un Pokémon è forte, debole, utilizzabile o meno, non ci interessa. Quindi per favore, dialogo nei commenti. Ecco, vedi, vi salutano anche tutti da Twitch. Educati, dai, che non ammazzo nessuno. Giuro che adoro la quinta gen, ora ne chiacchieriamo. Va bene, siamo pronti? Io partirei dagli starter. E Victini lo lascerei in fondo. Il mio preferito di questi tre è, per distacco, Snivy. Non so cosa ne pensiate voi, non so quale sia il vostro preferito. Quello che piace di più a me è Snivy. Considerando che andremo a valutare solo la quinta gen in rapporto a se stessa, e quindi la tier S sarà la tier S di quinta gen, magari facendo una classifica di tutti i Pokémon, alcuni non sarebbero in S. Considerata la quinta gen, io metto Snivy in tier A, con possibilità di spostarlo in S, vedremo come va andando avanti. Metto Tepig e Oshawott in B, perché col tempo ho imparato a rivalutarli e apprezzarli. Inizialmente non mi piacevano per niente nessuno dei due, tuttora non sono tra i miei starter preferiti, però mi piacciono. Servine lo metto in B, mi piace meno di Snivy, un po' sgraziato per quanto dovrebbe essere regale, con quelle due zampine, con le braccette corte che si stanno ritirando dentro. È chiaro che deve assolvere alla sua funzione di diventare Serperior, lo vado a mettere sotto Snivy. Serperior so che a tanti fa impazzire e a tanti non piace. A me è sempre piaciuto molto, è sempre stato il mio starter evoluto preferito della quinta generazione. Per ora lo metto in A, con possibilità anche lui di spostarlo in S. Voglio andarci cauto con la S perché devo vedere che cosa vado a mettere in S. Pignite per me è bruttino, non so cosa ne pensiate voi. Non è orribile, però soffre di tutto, cioè di tutti i problemi che hanno come al solito le forme di mezzo degli starter, secondo me. Cioè che sono coerenti con la linea evolutiva, però sono in quella fase sgraziata tipo la pubertà, no? E per me le forme di mezzo sono le forme della pubertà dei Pokémon starter. E Pignite, cazzo, è stato distrutto dalla pubertà. Emboar. Sicuramente qua entra in gioco il discorso originalità, secondo me. È il terzo fuoco lotta consecutivo e il motivo per cui Fuoco Lotta ci aveva rotto così tanto le balle, non ne volevamo più sapere. Ne abbiamo avuti tre di fila. Sta bene in C. Ora qua vengo mangiato, perché a me questi due non piacciono. Io ragazzi, lo so, non me ne vogliate male. A me Dewott e Samurott non piacciono. Non mi fanno cagare, capiamoci. Non mi piacciono i tratti del muso di Dewott. Non mi piace che gli abbiano dato questo naso da pagliaccio rosa. E non mi piacciono per niente gli occhi con questo sopracciglio a riga dritta e non mi piace la bocca di nuovo a riga dritta. Per quanto sia abbastanza semplice in questo senso, non mi convince come gli è stato disegnato il muso e non mi piace il fatto che anche lui sia vestito con una sorta di gonnella in cui stanno le conchiglie. Vabbè, lo metto in C, mica lo vado a mettere in F. Però non è tra i miei preferiti. Facciamo così. Ok, così c'è più spazio. Perché così posso andare a mettere Patrat in C, perché Patrat lo trovo un'idea carina. È un bel roditore. Fra tutti i roditori dei primi percorsi, Patrat, amici, secondo me, si difende molto bene. Il più carino, secondo me, è Bidoof e Sentret. Semplice, efficace, carino. Watchog, però, invece non mi piace. Eccolo qua. Questo è Watchog nel suo art ufficiale. Potrebbe essere un mio topos, però a me i Pokémon vestiti danno proprio fastidio. Lui sembra avere una canotta. Lillipup, Erdier, Stoutland. Questi sono difficili. Per me Lillipup in B ci può andare. Onestamente, fra tutte le iterazioni di cani delle varie generazioni, Lillipup è uno dei più carini. Io vado a mettere Erdier allo stesso livello di Watchog. Stoutland. Ah, l'art di Sugimori è particolare. Non è brutto.
Non è un brutto Pokémon. Sì, i baffi sono un po' brutti. È tipo... È fluente come Suicune, però è brutto. Cioè, non è Suicune. Dai, B può andare bene. Abbiamo messo Emboarin, B ci può stare anche Stoutland. Tanti sono molto belli, tanti sono molto brutti, secondo me, della generazione 5. Allora, Purloin e Lippard, senza infamia, senza lode, at its finest per me. Sono ancora un po' troppo intrappolati nella figura del Pokémon normale dei primi percorsi? Sì. Sono brutti? No. Sono belli? Nemmeno. Sì, meglio Maitiena, ma 100 volte meglio Maitiena di Lippard, sono d'accordissimo. Ragazzi, e questi sono particolari, meritano un discorso. Che sono bruttini, siamo d'accordo tutti. Una banalità, un riempitivo, una cosa carina che non era mai stata fatta. Perché un trio di Pokémon simili con il tipo elementale che cambia, con tutti e tre i tipi, non era mai stato fatto in Pokémon. E poteva essere simpatica come idea. Sentite, so che alcuni hanno preferenze, questo è il più brutto, questo è il più bello. Mettiamo d'accordo il popolo, le buttiamo tutte giù, ma le forme base le mettiamo in E. Ci sta l'idea di farle fuoco, erba, acqua, ma sono letteralmente la stessa scimmia colorata per stupidi verde, rosso, blu. Capito? Perché sono fuoco, erba, rosso, verde, blu. Fai così. Perché loro almeno sono carine. Queste qua, io ragazzi mi dispiace, le droppo tutte qua sotto. Sono una più brutta dell'altra, secondo me. Munna, Musharna. Secondo qualcuno, Munna doveva essere un Pokémon di prima generazione. Posso capire perché sia stato scartato. È carino, però non mi dice niente. C'ha i fiori sopra che un po' mi turbano. Mi sento di dissentire con parte della chat su Musharna. Vedo che la chat vuole fucilare Musharna. A me non fa così schifo. Questo è l'art di Sugimori di Musharna. Con questi colori, con queste divisioni così nette, cromatiche, non è iper ben riuscito. Lo vado a mettere assieme a Stoutland. Pidav è molto carino, perché è bella l'idea di fare un piccione. Però che cazzo, Amphezant, sia nella forma maschio che femmina, non mi dà l'idea di avere... Cioè, è blando. Non so come spiegarvelo, è literally un piccione. Tranquil non è male, poteva evolversi in qualcosa di cazzutissimo, secondo me. Vabbè, li metto così, quindi. B, Pidav, Tranquil, C, Amphezant. Blitzol, Zebstrika. Accostare una zebra al tipo elettro e far colorare le sue strisce di giallo nel momento in cui si accende per tirare le scariche elettriche è un'idea bellissima. Però per me possono andare così. Zebstrika è più cazzuto di Blitzol, che vado a mettere in B. Zebstrika lo metto in A. Roggenrola è simpatico. Non fa gridare al miracolo. È un nano di roccia, possiamo definirlo così. Però, secondo me, è simpatico. C. Fai D, dai. No, dai, fa D. È un cazzo di sasso. Facciamo così. È un sasso. È un sasso. Roggenrola è un sasso carino, lui è un sasso, con tre zampe, di Noe, lo metto con Pignite, non mi piace. Questo non è brutto, ragazzi. È vero, è un po' gormita, è poco Pokémon. B, ho messo Emboar qua, lui per me ha lo stesso problema di Emboar, forse. Questi due sono straight brutti per me, proprio straight bruttissimi. Io questi li trovo orribili. Volete sapere perché li trovo orribili? Non mi linciate, ve ne prego. Legittimo se a qualcuno piacciono. Io questi li trovo bruttissimi per un motivo. Perché dovrebbero avere il naso a forma di cuore? Cioè il cuore, che è un simbolo grafico inventato dall'uomo, perché il cuore non ha quella forma lì, è nel naso di un Pokémon che usa cuore stampo. Sì, ok, simpatico. Ma sì, no, non è per la mossa, ok che impari cuore stampo, ma non ha senso perché il cuore è una costruzione antropica, cioè non esiste quella forma lì in natura. Ma poi perché sul pipistrello? Boh, non lo so, proprio non mi piacciono. 3, 2, 1, olè. Drillbur, bellissimo. Excadrill, meraviglioso. La cosa bellissima di questi due Pokémon, esatto, è che si chiudono a mo' di trivella e girano nella terra. Ok, no.
Però non è bruttissimo. È goffo. È buffo. È bipede. È umanoide. È inquietante. Questo è fighissimo. Questo è veramente carino, bello, lo abbraccerei. Poi gli tirerei un calcio? No, assolutamente no. Però lui è simpaticissimo. E Audino meno. Timbur Gurdur con Keldur. Voglio farvi una domanda, perché questo potrebbe variare leggermente la valutazione del Pokémon anche per me, purtroppo. Per quanto cazzuto, per quanto potentissimo, per quanto leggendario su questo canale, andate a vedervi la Hardcore Nuzlocke di Nero e Bianco 2 e di Nero e Bianco, brutto rimane. Ma secondo voi, ma il legno, la trave e i pilastri, ma faranno mica parte del Pokémon? Per me no. Se la trave fa parte del Pokémon è una merdata. Va bene? Scusatemi il termine poco francese. Cioè ragazzi, questo è una merda. Con o senza trave. Era anche un'idea fighissima il fatto appunto dei Pokémon lavoratori muscolosi che vengono impiegati nei cantieri. È un'idea bellissima, però cazzo sono brutti per me. Timepole, Palpatod e Seismitod. Posso fare? Aspettate che lo faccio, poi parliamo di questi. 1 e 1, 2. Adios. Timepole, Palpitod e Seismitod. Sapete che a me piacciono? Posso dirlo? A me piacciono. C'è qualcuno a cui piacciono, ragazzi? A me piace. Lo metto qua. Come vi dicevo, fa bene il suo lavoro di rospo per la prima volta. Se non sbaglio, è il rospo acquatico. Perché noi di rospi abbiamo avuto i rospi Venusaur. Venusaur è un rospo iper bello, iper iconic. Però di tipo erba, lui è il primo rospo acqua, credo. Lo metto in A. Ah, c'è Politoed. Vero. Politoed è un rospo. Vero, è Politoed da S. Questi tre a me piacciono tantissimo invece. Meno l'ultimo. È troppo sessualizzato. Questo è stupendo. Per me lui è il... Ascoltate bene, ora lo dico. Lui è il coleottero dei primi percorsi più bello che abbiano mai fatto a Game Freak, secondo me. Lui è il bozzolo più bello. Swadloon è il bozzolo più bello, secondo me. Livani è la balia delle foglie. No, scherzo, ora che lo vedo così è bello. È veramente bello. Devo decidere se metterlo in S. Sì. No, è una tier S. Sì, ragazzi, questo per me è tier S. Posso farlo? Lo faccio. Bellissimi. Che belli questi tre. Scoliped, Scolipede, Scolopendra, Scorrapiedi, come lo volete chiamare. Meraviglioso. La Scolopendra velenosa. Fighissimo, cattivissimo, bello. Questo dal primo giorno in cui ho giocato a Nero e Bianco ho detto questo lo voglio. Venipede, bellissimo anche lui, coleottero meraviglioso. Whirlipede, stadio di mezzo classico del coleottero, ma che ha un tratto distintivo di personalità che lo fa andare in altissimo rispetto agli altri. Diventa una ruota, cioè... che poi si apre e diventa Scolipede, appunto, ma si avvolge su se stesso come se fosse quasi un armadillo e nel suo modo di attaccare, di colpire, eccetera, diventa un tratto distintivo il fatto di chiudersi a ruota. Cottony Whimsicott, Petilil Lilligant. Lilligant è super bello, ok? Lilligant è super bello, secondo me. Io lo metto in A. Lo metto in A per questo. Forse mi piace anche più di Bellossom. Mi sembra più realizzato come stadio finale. Petilil, allo stesso modo, è molto carino. Meno di Swaddle, lo metto in B, ma è molto carino. Whimsicott e Cottonee mi piacciono meno. Ora la sparo grossa. Non so cosa ne pensiate voi. Secondo me, di Pokémon cotonati, Eldegoss lo preferisco a Whimsicott. Perché? Perché ha tutta la parte di caratterizzazione secondo cui lui fluttua assieme al vento, viene trasportato come i pollini che poi finiscono nel mio naso e mi fanno star male. Ragazzi, Basculin non mi piace. Non ha un senso vero e proprio di esistere. Poi, 1 e 1, 2 e 3, siamo d'accordo? Si può fare? Possiamo farlo? Per me sì, per me possiamo farlo. Signore e signori, magliettona del giorno.
Si valuta la quinta gen, ma noi qua siamo dei grandi normaloni e amiamo Charmander, Charmeleon e Charizard. E questa maglia è meravigliosa. Sì! 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 Pampling.com, codice AXO24, 20% di cashback, calzini in omaggio. Darumakka, Darmanitan. A tutti e due, B lo stato zen per il concept, ma poi in sé non è granché. Hanno molta personalità. E lui, ragazzi, non è terribile. Lui non è terribile, però è veramente solo di environment, purtroppo. Schiantato lì nel deserto della quiete, sapete cosa sarebbe stato figo? Secondo me sarebbe stato figo se li avessero messi nell'overworld, nel deserto della quiete. Immaginate quanto avrebbero aggiunto non solo al Pokémon, ma al deserto, vedere i cactus in overworld del deserto. Perché sennò per me lui è superiore in tutto e per tutto. È uno spaventapasseri, cactus, meraviglioso. Due Ball Crustle, a me piacciono. Posso? A me piacciono. Non li metto in S, però a me piacciono. Faccio A e A. Sono un'idea bellissima, secondo me. Tutti e due. Loro si calano le braghe. E non mi piacciono. Perché a me quelli che si calano le braghe in pubblico non ci piacciono. È vero, si tirano su le braghe, è vero. Non se le calano, cioè gli cadono le braghe, ma se le tirano su. Lo sto rivalutando in diretta. È interessante il discorso che sia la muta del rettile. Il pantalone, se così lo possiamo chiamare. È un discorso interessante. Sono d'accordo tuttavia con Jewelsep che dice troppo umano. È un po' umanoide, è vero. Vado a metterli assieme ad Amphezant e Palpatod, entrambi. Oddio, no, però avete ragione, lui mi piace di più. Vado a mettere in B Scraggy. Questo è forse il Pokémon più divisivo della quinta generazione. Alcuni lo trovano incredibile, geniale, bellissimo, altri lo trovano orribile. Lo metto in B perché capisco perché tanti lo trovino orrendo. Lo metto qua. Poi e Yamask più sudico fa Grigus. Yamask è uno dei migliori di Gen 5, bellissimi, senza che stiamo a perdere troppo tempo. È un'idea coraggiosissima e anche un po' inquietante per il target di Pokémon, l'idea che Yamask sia un morto reincarnato, sia uno spirito, un'anima che porta con sé la maschera funeraria del defunto. Bella poi l'idea di, siccome vanno ad attingere al mondo antico, le maschere funerarie appartengono all'antichità, vanno ancora più indietro a riprendere i sarcofagi dei faraoni egizi. Fossili! Sono tra i migliori fossili questi. Offendo qualcuno se lo dico? Tirtuga Caracosta. Fai così? E poi lui a me piace veramente, veramente, veramente tanto. Vado a mettere Archeops in S e Arken qua. Tiro su solo Archeops per puro gusto personale. Sono tutti e quattro veramente belli. Archeops, l'uccello preistorico, mi ha sempre fatto impazzire. Vi ho già detto, adoro gli uccelli Pokémon. I Pokémon uccello. E lui è uno tra i più belli, secondo me. Ragazzi. Allora, lui è brutto. Cioè, proprio straight brutto. Garbodor è brutto. Dritto là. Trubbish, nel suo artwork, è uno di quei Pokémon piccolini che ispira simpatia. E vista la montagna di merda che gli è stata probabilmente giustamente spalata addosso, a me ha sempre ispirato anche più simpatia che per altri, perché è arrivato a farmi pietà, ok? A me fa pietà il male che la gente ha voluto a questo Pokémon. Lui in realtà è carino. È simpaticissimo, però è un sacco della spazzatura. E questo non ha senso. C'è chi ai tempi la gente si incazzò da morire usando Trubbish come roba per dire non hanno proprio più idee se sono arrivati a fare il Pokémon sacco della spazzatura. Let's go, andiamo oltre. Zoroacre e Zorua. Allora, se non li metto in S vengo decapitato. Cosa vogliamo fare? Lui è fighissimo. Allora, per il popolo lo metto in S, però io l'avrei messo in A. Capisco perché a tutti piaccia. Non capisco perché abbia i capelli.
cioè, non è la coda della volpe a questo punto, è proprio un codino. E a me disturba un po' questa cosa. Lo mettiamo in S, è fighissimo comunque. Sapete cos'ha di bello Zoroark? L'idea, il concept. Ce li possiamo dimenticare questi? Perché non, brutti non sono. C. E dove li devo mettere? Gotita, Gotorita, Gotitel. Rappresentano fenomeno culturale di massa della moda delle Gothic Lolita. Problema, la moda è una cosa umana. Problema, lo stile delle Gothic Lolita è uno stile appunto esoso, particolare. Non tutto ciò che esiste, non tutto ciò che è un... che può voler dire qualcosa culturalmente può essere rappresentato con un Pokémon. O meglio, forse sì, ma questo per me non è stato il modo corretto per farlo. E quindi li schianto giù, perché non mi piacciono per nulla. Solosis, Duosion, Reuniclus. A me piacciono molto. Per me sono molto belli. Qua sono un'idea fatta abbastanza, sviluppata abbastanza bene. Ho messo Reuniclus in A, Solosis, Duosion in B. Dai, andiamo così. Ducklet e Swan. Swan, regale, bello, un cigno, figo. A. Ducklet, meno bello. Un po' anonimi. Oddio, Ducklet forse un po' anonimo. Swan per me non è così anonimo, anzi. È originale perché mancava il Pokémon cigno e ha tutta la regalità e l'eleganza del cigno. Swan è elegante. Scommetto che qua siamo tutti d'accordo. 1, 2, 3. Uno dei primi Pokémon che si è saputo ufficialmente essere disegnato da James Turner... È che per me questi sono... Sì, Vanillite è carino, ragazzi, ma è lo stesso discorso di Trubbish. Perché un cono gelato? Non me ne vogliate, signore e signori, però lui per me è una straight S. Ragazzi, e lui per me è una A. E ora però ve lo spiego. Vi spiego perché S, Sosbuck. Qua lo vediamo nella forma primaverile, che forse è meno bella rispetto ad altre, però non solo è un bellissimo cervo, ma l'idea di sfruttare la meccanica delle stagioni di Pokémon Nero e Bianco con un Pokémon che cambia forma a seconda della stagione è meravigliosa. Quale Pokémon poi se non il cervo che vive nel bosco e che vive quindi la natura e il suo cambio di stagione? Per me lui è uno dei punti più alti della quinta generazione in questo senso. E per me merita di stare in S. Pikachu di Gen 5, lo scoiattolo volante e Molga di... È carino, però già arrivati a questo punto avevano un po' rotto i coglioni, cioè... È esattamente come metterei un Pachirisu, come metterei Plazole Minun... Boh, va bene. Questi sono difficili, perché Excavalier è figo. Però no, mi piace meno degli altri. Lo metto qua, lo metto assieme ad Armanitan. Cazzuto, bello. Mi piace meno di quelli in S. Carrablast non è super... C, senza infamia, senza lode. Non è brutto, non è bello per me. Fungus e Amogus. Sus. Stesso discorso per Voltorb ed Electrode. Eh sì. A me loro non piacciono, non mi piace, come per Voltorb, il fatto che abbiano la Pokéball. Sì, viene prima l'uovo o la gallina? Viene prima la Pokéball o il fungus? Le Pokéball quindi sono ispirate alla forma del fungus? Perché però è una forma così strana? Anche questo è super divisivo. Guarda quanto ci scommetto che... SF, Jellicent e Frillish, S ed F. Io però mi sto pisciando addosso, quindi vado a pisciare. Intanto vi lascio già uno sguardo, iniziate a decidervi sui prossimi. Arrivo. Grande pisciata eseguita, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Sono spettro e rendono abbastanza bene l'idea di spettrale. Frillish è più carino di Jellicent, secondo me. Vado a fare Frillish B, Jellicent, purtroppo lo schianto in C, è peggio per me di questi qua. Alomomola, altro Pokémon Environment che non ha senso di esistere fine a se stesso, purtroppo è stato reso fine a se stesso, questo non ha senso che non sia l'evoluzione di Luvdisk, lo abbiamo detto dal giorno 1, abbiamo anche rotto i coglioni con questa cosa, lo sappiamo tutti.
È meno brutto però di quelli che ci sono in F, quindi E. Galvantula S. E Joltik anche. Olè, Joltik è carinissimo. Ripetiamo di nuovo la generazione dei coleotteri. Ragno elettrico. Tarantola, forse elettrica, Galvantula. Sono entrambi belli. E basta. Questi due non so dove metterli. Questi due non so dove metterli. Sono complicati. A me sono sempre piaciuti molto. Non so nemmeno spiegarvi bene il perché. Qua ne approfitto senza perdermi troppo. Li metto ambedue in A. Sono folli loro due. Cosa sono secondo voi? Ah, dei durian! Bravo, bravo Rio, bravo! Bravo, sono dei durian! Avete in mente quel frutto spinato? È vero, questo è il durian. Avete in mente? Yes, yes, è proprio lui. Ok, Magnemite, Magneton e purtroppo non Magneson, perché almeno Magneson è figo. S, per me sono pigri in culo. L'unica cosa che li salva è che esteticamente non sono brutti come questi. Io li metto qua. Io li metto qua, ragazzi. Ma pure il nome, si chiama Kling Klang Kling Klang. Abracadabra e Alakazam invece sono gran nomi. Non ho detto questo, non stiamo parlando di prima gen. Magari a qualcuno non piace, perché è un po' sgraziato. Però per me lui è una S. Proprio dritta, secca, è mostruoso. E 3D è una merda, sono d'accordo. 3D è terribile. Però ci sta. E no, però, aspettate. Chandelure, invece, che vado subito a mettere in S, non è vero che non ha un rimando naturale, perché Chandelure è uno spettro che infesta il lampadario. Cioè, capite dove sta la differenza? Che è un elemento, sicuramente il candelabro è un qualcosa di antropico, però è uno spettro. E quindi da questo punto di vista non solo lo capisco, ma lo apprezzo. Loro due tier S. Andiamo avanti al volo. Leviamoci Electrike, che invece per me è bruttino, va in C. Lui è proprio goffo. E Tynamo invece è bello. Tynamo è bello bello. E lo metto in... Oddio. Fai B, dai. Fai B. Litwick Lampent. Stesso discorso per me dei due, lui è una lanterna da giardino, lui è la candelina. Anche qua potremmo fare discorsi lunghissimi sul ma perché si evolvono, se è una roba che infesta, come fanno a evolversi. Lasciamo stare, il Pokémon in sé, per idea e per design, questi qua per me sono da Chandelure da S. Un altro tasto dolente arriva adesso, scommetto. Quello che volete, che ci sarà chi li vuole mettere in S. E scommetto quello che volete, che ci sarà chi li vorrà mettere in F. È così. La quinta gen è così. Io li vado a mettere in E perché nonostante l'idea sia carina, li trovo proprio brutti esteticamente. Non mi piacciono. Non mi piacciono per niente. Magari a tanti non piace. Lui per me è uno dei draghi più belli del mondo Pokémon, è veramente cattivo, è veramente drago, mi piacciono tantissimo le sue zanne a mannaia, la forma shiny è incredibile come tutti i Pokémon shiny neri, per me lui è una S, piena. Fraxur invece è brutto, cioè è brutto, lo metto in C e Axew lo metto in A. Cabchu Beartic, Beartic io lo metto in B. Perché soffre dello stesso problema di Embor, cioè è un'idea bellissima, però è troppo figlio del design della quinta gen, della parte, secondo me, non bellissima del design della quinta gen. Esteticamente non mi fa impazzire. È bello, infatti l'ho messo nella parte alta della classifica. Sfiora la A, secondo me è una B molto alta. La barba congelata un po' mi turba, e anche i peli pubici. Cabchu invece lo metto in D.
il moccio congelato da teddy bear di ghiaccio. E proprio non mi piace come hanno fuso l'idea con il design di Cab Chu. È molto carino, però lo lascio qua. Lui è una merda. Shelmet, dove ho messo Excavalier? Merita di stare assieme a Excavalier. È molto bello. A. Axelgor mi piace meno. Non da D, lo metto in C, senza infamia, senza lode. Lui è un altro per cui so già che il mondo si spezzerà in due. Non capisco perché, non capisco perché, chiedo aiuto a voi, ma il mondo si spezzerà in due. Io mi schiero nella parte di mondo che lo mette in F. Mien Fu C, Mien Shao è più bello, lo metto in B assieme a Beartic. Questo è strano. Dove lo mettiamo, Dradigon? C, A, B, Z, E, C, B, Digimon, F, B, A, D, T, C. Non lo metto così, così basso. Lo vado a mettere qua. Lo metto in D. Ok, ok. Questi due sono molto difficili. Hanno una storia fantastica. Lui è tipo gigante di ferro, Golurk. Non mi fa impazzire e non mi piace come quelli che ho messo in TRS. Golet, allo stesso modo, siccome ambedue non mi fanno impazzire esteticamente, la lore condivisa è la stessa dalla linea evolutiva, li metto ambedue in A. Questi a me non sono mai piaciuti. Senza infamia, senza lode, sono troppo tamarri, troppo edgy, e quindi buon, li metto qua. Tauros 2, lo metto in B, mi piace più di questi. È sicuramente molto meno ispirato. No, però no, dai, scherzo, lo metto in C, questi sono più belli, secondo me, dai, lo metto qua. S, tutte e due. Unima, ispirata al Nord America, loro due ci stavano, erano necessari. In realtà, e ora qui mi prenderò magari qualche mazzata da chi lo trova brutto, secondo me anche il Condor avvoltoio è meraviglioso. Lo metto in A, non in S, mi piace meno. Però serviva, ci sta che abbiano fatto un Pokémon avvoltoio per l'ispirazione geografica della regione. Lo metto in A, mi piace molto. Lui mi fa cagare, lo metto in F. No. E. Lo metto in E. Il formichiere e la formica. Fino a che punto è arrivata la rivalutazione della generazione numero 5? La formica male non è, però sono un po' troppo environmental anche loro, secondo me. Purtroppo lo metto più in alto della F per l'idea del formichiere, però il design per me sarebbe stato da F. Purtroppo lo trovo proprio brutto. E Durant lo metto in D perché è un po' meglio. Entriamo nella zona calda della generazione 5. Capisco chi lo trovi troppo, capisco chi lo trovi esagerato. Ok, lui è un po' esagerato, però è cazzo fighissimo. TRS, Hydreigon. Badate bene, questi due, per quanto coerenti, però io li trovo bruttini, proprio bruttini, e li vado a mettere addirittura in D, tutti e due. Hydreigon è fighissimo, questi due sono bruttini, e li metto qua. Non mi piacciono per nulla. Lui, per me, si gioca con altri il titolo di più bello della generazione 5. A molti non piace. Con la sua eleganza, con il suo essere una sorta di divinità, perché lo è, con la sua regalità, con la sua contestualizzazione nei giochi, nel castello della merda, nel deserto della quiete, nel castello sepolto del deserto della quiete, lui per me è una S diretta. Tranquillissima S diretta. Larvesta, e ho ciccato tantissimo nel dirlo, mi piace di meno. Direi che in C sta bene. No, dai, fai una B perché è una larva originale. Amici, urge fare un secondo disclaimer. Questa è la mia tier list, sono i miei gusti. Fra tutti i triidi leggendari della storia Pokémon, questa è la prima volta che ho sentito un forte decadimento. Questi non sono Zapdos, Moltres, Articuno, né i geni né gli spadaccini. Non sono i cani leggendari, ma ahimè non sono nemmeno i regi. A me questi non è che facciano cagare, però gli spadaccini non mi piacciono. Fra questi,
quello che preferisco è Virizion, che vado a mettere in B, gli altri due li metto in C, senza infamia, senza lode, e anche Keldeo. È una bella idea quella degli spadaccini, dei moschettieri. Io li metto in C tutti quanti. Non mi... Sì, My Little Pony, non lo so. Proprio, è che proprio non mi piacciono. Così come adesso, non mi linciate. Non me ne vogliate male. Questi per me, questi qua non sono Pokémon. Lui è terrificante. Lui per me pure. Boh, così. Così. Loro sono più brutti degli spadaccini. Cioè, l'idea del Kami è una bella ispirazione. Però le macchie che hanno sul corpo, sembra ci abbiano la varicella, la faccia. Non posso metterveli sopra, a me non piacciono proprio per niente. Li trovo brutti, 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 brutti. E loro due ancora più brutti dei brutti. Però questi vanno in S. 1-1-2. Questi invece sono proprio belli. Questi vanno in S. Non solo per la lore, però per me loro vanno qua. Kyurem di meno. Kyurem mi piace meno. È anche lui bellissima la storia del guscio vuoto del drago originale. Però trovo molto più eleganti Reshiram e Zekrom rispetto a Kyurem, che vado a mettere in A. Punto in più per Reshiram, che ha il pisello. Io sono team Reshiram, non so voi che team siate. Kyurem nero e Kyurem bianco l'abbiamo giocati in nero e bianco 2 Hardcore Nuzlocke. Vi ho detto che non avrei dato un centesimo alle fusioni, ma dopo aver visto come sono stati contestualizzati nella lore, li apprezzo. Tuttavia, dal punto di vista del design, li trovo decisamente esagerati e li vado a mettere in B. Poi, e se abbiamo quasi finito, Victini è carino ma è letteralmente dimenticabile. C. Meloetta invece per me non è nemmeno carino. E... in tutte e due le sue forme. Genesect, che è il fossile di Kabuto, Kabutops probabilmente, riportato in vita dal Team Plasma, ha qualcosa da dire. Ha qualcosa da dire perché è un Pokémon costruito dall'uomo, è il Pokémon del Team Plasma. E il problema è che non mi fa impazzire esteticamente, ma lo metto in B per questa serie di motivi. Lo salvo in B per questo. Ce l'abbiamo fatta. Madonna, che... che casino. Victini più alto? Sì, è più carino, dai, B. Victini è più carino. Ok, questa è la mia, ragazzi. Poi vedete voi un po' come l'avreste fatta. In caso, se avete voglia, mandatemi la vostra. Sono stanco, devo andare a cena. È stata una bella tier list, lunghissima. Generazione difficile e divisiva. Ciao, ragazzi, ci vediamo domani con Pokétonks. Passate una buona serata, fate a modo.